Allora, oggi siamo nel spazio privato, museo privato della famiglia Dagnoni. Forse qualcuno avrà già riconosciuto Cordiano, anche perché qua parliamo di un pezzo di storia quando parliamo di ciclismo su pista e quindi una passione che avete ereditato da papà Mario e avete portato avanti nel corso degli anni. Assolutamente. Io mi sono trovato a pedalare senza saperlo sulle curve del Vigorelli, che ero bambino, per cui la bicicletta, la passione per le due ruote, la pista soprattutto ce l'abbiamo nel sangue. Per cui ci siamo trovati poi man mano a reperire anche dei cimeli storici che sono anche di altre persone che però hanno così creduto, soprattutto mio fratello Cristi, anche l'appassionato che raccoglie questi pezzi di storia, per cui qui troviamo un po' dalla moto del 1914, la più vecchia, fino ad arrivare a quelle dei giorni nostri, che sono ancora utilizzate soprattutto nelle gare all'estero, perché lo stire in Italia non si fa più, però all'estero è ancora molto attivo. Tra le tante gare, successi, aneddoti che ci puoi raccontare legati alla storia del ciclismo su pista, legata anche alla vostra famiglia, ce n'è qualcuno che te ne viene in mente in particolare, che ti è rimasto nel cuore? Guarda, io i primi ricordi che ho del Vigorelli, avevo forse 3 anni e ero attaccato alla rete a vedere il papà che correva con queste moto, per cui quando ritorno al Vigorelli solo sentire il profumo del legno mi fa tornare veramente a una miriade di ricordi che trovarne uno in particolare diventa difficile, però mi vengono un sacco di immagini dentro di queste gare dove c'erano grandi campioni, dove gli spalti erano strapieni di gente, era veramente una festa per tutti. Un po' il sogno è quello di riportare il ciclismo diciamo, a questa popolarità. Siccome l'Italia, come ben sai, fa un po' di fatica sempre perché siamo un po' lenti nel fare le cose, nell'imminente per il 2017, che cosa ti auguri e cosa auguri anche al ciclismo su pista? Il mio auspicio, diciamo anche l'ambizione mia, ma soprattutto della squadra che voglio portare con me, perché deve essere una squadra complementare fatta di persone che abbiano professionalità, competenze diverse, ma con la stessa voglia, lo stesso stimolo di voler far bene. Noi vorremmo assolutamente, partendo dalla base, dai bambini, riuscire a creare un movimento ciclistico che diventi veramente importante e riprenda quel ruolo che aveva un tempo e che siamo sicuri che possa riprendere. L'altra parte della famiglia è Christian, grazie di averci ospitato qui nel vostro spazio espositivo. Qui con te entriamo un po' più nel tecnico, perché vogliamo sapere un po' qual è stata l'evoluzione anche di questi bolidi. Allora, noi qui abbiamo raccolto un po' tutte, diciamo, le moto che venivano utilizzate per la specialità dietro motori. Partiamo dalla più antica, diciamo, che è un'Anzani, che è una moto del 1914, dove noi abbiamo rimesso a posto, comunque funzionante con tutti i suoi particolari. Abbiamo te voluto tenere appositamente la moto originale del papà, che con tutti i suoi vestiti, il casco e tutto, dietro l'immagine del Vigorelli. E poi andando per altre moto che abbiamo raccolto, questa qui era una moto che si usava in Svizzera, a Zurigo. Questa è la moto, diciamo, dell'allenatore più grande che c'è stato di tutti i tempi, che era di un belga, che il suo nome era Möhlemann, che ha vinto una quantità, adesso avrà vinto 15 o 20 mondiali, penso, fra dilettanti professionisti. Questa era la moto, diciamo, originale della Federazione Ciclistica Italiana. Infatti cioè, ha sul serbatoio, diciamo, il vecchio logo che era UVI, Unione Velocipedistica Italiana. C'è una chicca, no, C'è qua? una chicca, questo è il derny originale di Jacques Anquetil, quindi usato a cavallo fra gli anni 50 e gli anni 60, che ha un motore monocilindrico a due tempi con un cambio a due marce di 75 centimetri cubici. È una bicicletta che Pogliaghi gli aveva fatto apposta per lui da Steyr, che montava la ruota da 24 dietro e da 20 davanti. E là c'è una fotografia che ritrae mio papà con Cordiano quando aveva 11 anni, che aveva voluto fare il record sul giro a 11 anni, a 71 km/h è riuscito ad andare.